L'arrivo dei processori Ryzen ha dato un bello scossone al mercato PC, che negli ultimi anni ha visto un dominio assoluto da parte di Intel. La nuova architettura, infatti, è riuscita a riportare AMD nella fascia alta del mercato, con la variante 1800X a rappresentare la punta di diamante della nuova lineup. Le aspettative sono state ampiamente mantenute, con prestazioni molto solide in ambito multicore, grazie alla presenza di 8 core fisici che diventano 16 con il Simultaneous Multithreading. Le frequenze operative non raggiungono quelle possibili con i processori Kaby Lake di Intel, però, rendendo questo modello più adatto all'utilizzo professionale piuttosto che al gaming. Ma resta il fatto che i processori Ryzen permettono oggi la creazione di workstation a un costo molto più basso rispetto al passato. È proprio in questo settore che AMD ha lanciato il guanto di sfida a Intel e alla piattaforma Broadwell E, con prestazioni che superano quelle dell'i7-6900K, un processore dal costo superiore ai 1000 euro, contro i circa 530 del 1800X. In alcuni test, il top di gamma di AMD è riuscito ad insidiare addirittura l'i7-6950X, una CPU con 10 core fisici dal costo 3 volte superiore. In ambito gaming le prestazioni sono per ora inferiori, ma AMD ha già annunciato una stretta collaborazione con oltre 1000 sviluppatori, che potranno così ottimizzare al meglio i giochi per sfruttare la potenza multicore dei processori Ryzen. Il futuro sembra dunque roseo per la nuova architettura di AMD, che nei prossimi mesi vedrà certamente aumentare le prestazioni anche nei giochi, per una concorrenza serrata Intel che farà certamente bene al mercato. Per scoprire tutte le novità sui processori Ryzen e sul mondo della tecnologia, vi invitiamo a seguirci sulle pagine di EveryEye.it e sul nostro canale YouTube.